Guerra aperta alle polveri sottili. La controffensiva all'inquinamento dei centri urbani passa attraverso misure drastiche. 2 gradi in meno nei termosifoni di edifici pubblici e privati, quindi 18-20 gradi al massimo. Limiti di velocità in città ridotti di 20 km orari, sconti per autobus e metro, divieto di combustione delle biomasse dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento. Misure immediate decise nel vertice fra ministro dell'ambiente, sindaci delle città metropolitane e governatori, che comprendono anche 12 milioni di euro subito ai sindaci e un pacchetto ambiente da 1 miliardo già approvato da destinare a mobilità sostenibile, reti di ricarica elettrica, incentivi per la rottamazione di auto e mezzi pubblici non proprio green e sostituzione di caldaie che inquinano troppo. Sono le misure che noi raccomandiamo nel caso ci siano degli sforamenti ripetuti per più di 7 giorni consecutivi. Questo per quanto riguarda le manovre di emergenza. Noi abbiamo stabilito anche una serie di misure strutturali. Queste misure strutturali verranno definite, cioè sono già definite, verranno attuate attraverso un comitato di coordinamento ambientale. La novità vera è che si è passati da una babele di iniziative unilaterali e scollegate tra loro a un piano nazionale organico condiviso da tutti. Una sorta di cabina regia che vede coinvolti il ministro Galletti, le regioni e i comuni delle grandi città. Il commento del sindaco di Torino e presidente dell'ANCI Piero Fassino. Si passa dalla somma di provvedimenti di ogni singola città alla costruzione di una strategia nazionale, di una regia nazionale che renda omogenei gli interventi e ne accresca l'efficacia. Intanto, mentre Legambiente continua a protestare con tute bianche e maschere antigas, l'allarme smog nelle città italiane è monitorato con attenzione dalla Commissione europea, che si prepara a notificare all'Italia una procedura di infrazione con multa da 1 miliardo di euro. È scongiurata la sanzione da 1 miliardo di euro? Ma è difficile dirlo oggi.